Oggi ragazzi siamo qua per andare a fare una challenge veramente molto ma molto complicata. L'avete già sicuramente letto il titolo ragazzi. Oggi andremo a provare a giocare a Fortnite utilizzando solo ed esclusivamente le nuovissime macchine che appunto stanno per raggiungere. Sì ragazzi, ormai comunque credo che lo sappiate tutti, tra pochissimo faranno un nuovissimo aggiornamento in cui appunto aggiungeranno queste macchine che saranno effettivamente delle macchine normali che si potranno guidare su Fortnite, si potranno andare in giro appunto sulla mappa di Fortnite con queste mappe come se fossero delle barche, però ovviamente vanno sulla terra. Si potranno anche ricaricare i distributori di benzina, raga, comunque proprio come delle macchine normali. Ovviamente ragazzi, vabbè, lo sapete, non sono ancora uscite, però quella è la cosa divertente. Io ho visto che mi voglio già allenare appunto ad utilizzare queste nuove macchine, e visto che sono un pazzo ho deciso di fare una challenge molto estrema. Quindi cosa farò? Andrò appunto a lootare la mia normalissima casa, raga, looterò la casa, prenderò le mie armi e poi ragazzi cosa farò? Andrò a posizionarmi sopra a una macchina, sopra a un camion, dentro a un camion, ragazzi, comunque in punti abbastanza strani ovviamente per andare a fare questa challenge. Quindi passerò tutta la partita e cercherò anche di vincere la partita stando solo ed esclusivamente in posti dove ci sono delle macchine, quindi sopra le macchine, sopra... Avete capito ragazzi? Oh cacchio, c'è uno qui. Aspettate. Ok, perfetto, brutto, ti ho distrutto, mi hai anche tolto abbastanza vita, però ragazzi ovviamente il codice Zalbi vince sempre, let's go. Quindi stavamo dicendo, cercherò di fare tutta la partita stando solo ed esclusivamente in posti dove ci sono delle macchine. Però ragazzi, ovviamente prima di iniziare vi ricordo, lasciate un bel like, codice Zalbi nello shop, iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanellina. Ovviamente seguitemi anche su Instagram, TikTok, link in descrizione, e sempre in descrizione c'è anche il link per il mio secondo canale, quindi ragazzi anche quello importantissimo, seguitemi anche lì, sempre link in descrizione. Detto questo ragazzi, ci iniziamo a concentrare perché qui bisogna fare assolutamente una win. Allora io direi che a burco bislacco. Oh cacchio, lì ragazzi ce n'è uno, aspettate che vedo se riesco a killarlo così molto tranquillo. Ma ho proprio una mira molto schifosa ragazzi. Cacchio lì, regali. Ok raga, allora innanzitutto vedo che lì c'è gente che si spara, quindi tocca che mi sbrigo e vado a pusharli, perché credo che qui in fondo oltre al camion ci siano raga delle macchine e io devo assolutamente... Ok, ne hanno appena... Ok raga, ne ho visto uno lì. No, fermo. Raga, qui ce n'è uno a cui stanno... che sta sparando col cecchino, il bastardello. Raga, ci sono anche... No, bro, non osare spararmi. Fermo, bende, raga. Le bende spaccano di brutto e mi servono un casino. E adesso, ragazzi, volete vedere che questo infamello qua mi pusha, raga? Ma sicuramente mi pusha, eh. Io adesso, raga, mi voglio anche... Ok, eccolo lì, raga, l'infame. Aspettate, bang, faccio così e mi prendo tutto il loot, raga, di questo tipo qua. A posto, e ora gli tiro una bella cecchinata io, ragazzi. Preparatevi. Lo stanno pushando, perfetto, raga. Aspettate. Io devo assolutamente andare a prendere delle macchine. E comunque, bang, preso! Preso! Raga, hanno tutte e due pochissima vita, li ho massacrati! Non ci posso credere, tra l'altro... Morti! Ok, raga. Sto perdendo un pochino troppo tempo, dovrei già andare dove ci sono delle macchine. Ok, lì c'è il camion d'arrest, ragazzi. Il camion d'arrest potrebbe essere contato come una mezza macchina. Sapete che non ho idea, raga. Boh, non lo so, adesso comunque proveremo ad andare da vicino e vedere. Ora, le macchine... Ok, per esempio, quella lì, ragazzi, è una macchina che potenzialmente dopo il prossimo aggiornamento potrebbe essere una macchina appunto guidata. Oh, cavolo, lì ce n'è un altro. Quindi, raga, cosa facciamo noi ovviamente? Aspettate. Io direi che possiamo fare una cosa molto tranquilla, quindi ci mettiamo... Ok, raga, abbiamo fatto. Vedete? Ora dobbiamo stare semplicemente sopra la macchina, ragazzi. Non possiamo muoverci dalla macchina, raga. Ti devo fightare stando appunto solo ed esclusivamente qua sopra. Lo so che sarà veramente un casino, però, raga, questa è la challenge. Ok, perfetto, vedete? Io ora l'ho appena killato. Ora io cosa farò? Andrò a prendere il saluto. Magari cambiamo a pompa, che è quello che io fa veramente schifo in questo momento. E poi, ragazzi, o cerchiamo un'altra macchina per appunto posizionarci sopra, oppure rimaniamo, ragazzi, sopra questa. Io direi che per ora possiamo un attimo rimanere sopra. Anzi, raga, stare sopra questa macchina in realtà non è che mi convenga più di tanto, più che altro perché non siamo in safe. Quindi, raga, direi che facciamo un cambio al volo, ci prendiamo materiali e andiamo appunto a posizionarci su una macchina in safe. Per esempio quella lì, ragazzi, potrebbe essere... No, ok, quella lì non è in safe, però comunque posso posizionarmi qualche secondo per fare il cambio. Vedete raga, la cosa bella di questa challenge è che come minimo ci sono tante macchine in giro per la mappa. Pensate se magari la mappa era vuota, raga, e non c'erano macchine, lì sì che sarebbe stato veramente un grosso casino. Ora ci possiamo fare delle altre vende e poi ci prendiamo con gli scendini e pushiamo, raga, proprio cattivissimi, let's go. Ovviamente ragazzi, se volete vincere anche voi e fare queste sfide qui, vi ricordo, utilizzate il codice Zalbi nello shop, ragazzi, ZE RBI, codice spaziale. Ricordo, utilizzatelo perché comunque di solito faccio molte sorprese alla gente che lo utilizza. Ci divertiamo tutti insieme perché giochiamo insieme, facciamo un po' di cose, quindi raga, utilizzatelo, let's go. Ora direi, ci siamo fermati un attimo su questa macchina. Dobbiamo, raga, trovare un'altra macchina in safe dove posso stare fisso in quel punto, ragazzi. Quindi, secondo me, stare di fianco al, come cavolo si chiama sto posto, all'autorità non è una delle cose migliori che si possono fare. Ah, geniale, ragazzi, ho un'idea geniale. Vado a mettermi dove ci sono le macchine lì a, come si chiama, vabbè, in questo posto qui che tipo era rapido e rischioso e vecchio, ragazzi.
ragazzi. Vado a mettermi lì, che fidatevi di me, che quello lì è un posto perfetto, pieno di macchine, pieno di roba, spacca di brutto. Tra l'altro lì c'è anche un bastardello che corre via, ragazzi. Provo a colpirlo, ma vabbè, ovviamente non riesco a fare niente. Quindi vado verso il macchine, spero, ragazzi, che mi segua, almeno facciamo un bel fight. Ovviamente, ragazzi, io cercherò poi di stare il più tempo possibile dove c'è una macchina. Ma se il tipo inizia a buildare, a lanciare mirazzi, a fare roba, ovviamente non è che se non ho materiali sto sempre lì dove c'è la macchina a farmi killare. Chiaramente, ragazzi, cercherò un minimo di spostarmi. Quindi lì già vedo tipo una macchina mezza sotterrata, però ora non ci serve. Ok, a noi, raga, quello che piace è esattamente queste cose qui che ci sono dietro di me, raga. Guardate bene qui, boom, pieno di macchine, raga, pieno di roba, spacca, spacca, spacca. Volendo, queste qui in realtà potrebbero essere macchine che potenzialmente verranno appunto guidate tra poco, quando ci sarà l'aggiornamento. Quindi, raga, ora io direi che cosa facciamo. Ci mettiamo esattamente qua sopra, raga, queste macchine, e rimaniamo qui, ragazzi. Rimaniamo qui immobili e aspettiamo, raga. Dobbiamo semplicemente aspettare che arrivi qualche nemico. Intanto qui c'è anche una jump, quindi magari ce la prendiamo. Tanto comunque noi rimaniamo sempre sopra le macchine. Ragazzi, la roba brutta è che o mi copro, e quindi adesso vedrò, raga, se sarà il caso di coprirmi, quindi tipo di fare delle barriere intorno alla macchina, tipo, raga, in questo modo. Adesso vi faccio vedere, tipo così, ragazzi. O faccio delle barriere in questo modo intorno alla macchina per assicurarmi che io sto sopra e i nemici non mi possono sparare, o altrimenti, ragazzi, io diciamo che sono praticamente mezzo circondato, nel senso che un mio nemico mi può sparare da qualunque direzione e io, ragazzi, ho tutte le cose scoperte. Quindi quello lì sì sarebbe un mezzo problema. Ora aspettate un attimo, perché forse c'è uno lì dietro, ragazzi. Sapete che non ho ancora capito bene, perché mi sembra di aver sentito tipo dei rumori, aver visto qualcosa. Se no, ragazzi, direi che un prossimo posto in cui possiamo andare sarebbe verso fattoria frenetica, ragazzi. Sì, anche a fattoria in teoria qualche macchinina ci potrebbe essere, ragazzi. Credo di sì. Ovviamente, ragazzi, dobbiamo sperare che se arriviamo alla fine, quindi col codice salvi sicuramente ci arriveremo, che la macchina, cioè che il punto in cui andremo alla fine, ragazzi, sarà pieno di macchine. Perché se noi arriviamo alla fine della partita e siamo in un punto dove non ci sono macchine, è come se automaticamente avessi perso la challenge. Quindi, raga, speriamo di trovare queste maledette macchine. Ragazzi, sapete che non mi piace proprio per niente questo buco qui, ragazzi. Vi giuro che mi fa veramente vomitare. No, basta, 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 mi sono stufato, raga. Andiamo via, perché non mi piace per niente, perché è troppo scoperto, ragazzi. Cioè, essere in un punto che è scoperto da tutti i lati è qualcosa di veramente brutto. Più che altro, raga, perché non si sa, cioè, ti puoi aspettare di tutto, ragazzi. Cioè, una persona ti può sparare da qualunque direzione. Quindi, raga, direi che facciamo una cosa. Ci prendiamo questa cassa qui, ci prendiamo un po' di legno e poi, raga, andiamo verso fattoria frenetica, che in teoria dove ci sono i cespugli. Oh, cacchio, cosa ho trovato? Che in teoria, raga, dove ci sono i cespugli e tutte quelle robe lì dovrebbe essere un minimo più tranquillo, almeno speriamo. Quindi, ragazzi, direzione direi qui. In questo punto qua ci dovrebbero anche essere delle macchine. Vai, let's go. Ci pizziamo una bella jumpette. No, 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 ho sprecato la jump. Distruggiamo l'albero e la riprendiamo. Sarebbe proprio perfetto, raga, sarebbe veramente perfetto se ci fosse una macchina di fianco ai cespugli, così che sono tipo come ci, così che è come se ci fosse tipo un muro praticamente, perché ovviamente la gente non mi può vedere. No, 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 raga, ho visto delle build. Non è che c'è qualcuno, non è che c'è qualche infamello qua dietro. Ok, già lì vedo una macchina dove potrei posizionarmi, e diciamo che è sicuramente meglio di stare rapide e schiose, perché almeno qui c'è la casa che protegge un attimino. Però non è che mi piace anche molto questo punto, io direi che possiamo controllare che magari ce ne sia qualcuno di migliore, altrimenti non so, raga. Tra l'altro lì c'è anche un altro sciglione, comunque adesso me lo andrò a prendere. Ok, lì c'è anche un bel caccia, raga. O sto sopra questa macchina così, oppure no, quella lì è ancora peggio. Se no, raga, vado a vedere dietro fattoria, dai, corro a vedere dietro fattoria, magari c'è qualcosa lì. Intanto shieldone, ci prendiamo anche il nostro bellissimo caccia. Qui ci sono anche dei belli scintini, raga. Qui, cavolo, è pieno di roba che la gente non ha lootato. Raga, no, c'è un aereo. Ragazzi, devo trovare una macchina. Ok, trattore, trattore va bene, raga. Trattore va bene come macchina, aspettate. No, raga, non posso spararlo da qui, non ci credo. No, raga, ok, fermi, 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 fermi. Ok, raga, sono sopra il trattore. Vai, vai, no, l'ho missato. Dai, bang. Preso, 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 raga. Sono sopra il trattore, io non posso sparare se sono da altre parti, in questo caso. Quindi io direi, aspettate. Bang, preso, preso. Dai, dai che ci muori. No, 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 c'è il... No, raga, mi fa schifo in questo posto. Niente, niente, raga, mi fa veramente schifo, basta, ce ne andiamo. Cercherò di non sparare, raga, ma vi giuro che sto posto qui mi fa veramente pena. Sempre in mezzo a tutto, poi ce n'era anche un altro che sparava al tipo, raga, non mi piace per niente. Ora, io non posso sparare al tipo sull'elicottero, perché ovviamente non sono dove c'è una macchina. Quindi mettiamo questa mini regola, dai, raga, non si può sparare se non siamo in un punto dove c'è una macchina. O comunque un trattore, o comunque un mezzo, ragazzi, un mezzo per muoversi. Ora, altro shieldone, facciamo così, cupola, e ci facciamo il nostro bellissimo medikit. Così siamo anche, raga, full di tutto, let's go. Siamo 10 rimanenti, raga, 3 kill, ce la possiamo fare a fare la nostra bellissima win, let's go. Raga, mi sparano. Ragazzi, mi sparano. Dovrebbe essere, aspetta, dov'è il tipo? Non riesco a capire. Però, ragazzi, sinceramente non mi interessa dov'è il tipo, perché devo andare a posizione. Ok, perfetto, trattore trovato, raga. Eccolo lì il tipo. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Perfetto, raga, ho trovato la persona che mi sparava. Ora mi posiziono qui sopra il trattore e cerco, raga, di fightarla. Perfetto, sono esattamente sopra il trattore in questo momento. Sì, let's go. Magari ci copriamo un attimo anche da dietro. Ah, ok, ok, raga, uno lì. Fermi, 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 raga. No, c'è un infame
infame lì dietro e un infame da questa parte, raga. Non ci posso credere, aspettate. Bang, bang, preso, 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 preso di nuovo, ragazzi, perfetto. Ok, quelli intanto ci stanno fightando tra di loro. Io ovviamente non voglio fare niente, sto sopra il mio bellissimo trattore e non ho problemi, ragazzi. Ora, credo che ci sia anche qualcuno da quelle parti, perché prima mi sparavano, però, raga, non ne sono comunque sicuro. Io direi che per non sapere né leggere né scrivere, per stare tranquilli, ragazzi, stiamo fermi in questo punto, non facciamo niente, che secondo me è la cosa migliore. Ok, raga, ragazzi, fermi, 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 guardate lì. Bang, no, mi stato, no, no, infame, volevi, raga, aspettate che c'è un infamello lì che mi sta sparando e non, mi sa che non ha capito che io sto facendo la challenge. Solo delle macchine, vai, bang, dai. Perfetto, ragazzi, non l'ho colpito neanche con un colpo, esattamente quello che non vuole. Aspetta che lì c'è un altro. Allora, raga, innanzitutto rompiamo quel muro lì che mi dà fastidio. Perfetto, quel muro lì rotto. Ok, raga, sta volando. Fermi, fermi. Ok, noi ci chiudiamo per sicurezza. Ce n'è anche, raga, un altro lì in fondo. Mi sa che quello lì lo sta pushando. Ah no, ok, no, aspetta. Raga, se lo colpisco qui voglio 1000 euro PayPal. Niente da fa. Oh, però l'ho colpito, dai. Non col cecchino, ma l'ho colpito. Ora, raga, dimmi che la safe da me, per favore. No, cacchio, ma dai, dalla parte opposta. Mi hanno cecchino. Non ci credo, mi hanno colpito. Che cacchio è l'infame che ha usato colpirmi, raga? Adesso succede un casino. Siamo 9 persone rimanenti. Non posso assolutamente perdere questa partita, raga. Fate conto che il tipo che mi ha cecchinato probabilmente sarà davanti. No, non mi sono fatto lo shieldone. Zingam Fanglem. Il tipo che mi ha cecchinato è esattamente davanti a me in questo momento. Credo che sia il tipo che ho visto. Ok, eccolo lì. Fermi, fermi, fermi. Ok, no, stavo cercando di pusharmi, raga. Sai che è arrivato il momento di pushare. Però io come cacchio faccio? Che qui non ci sono. Ci sono robe, raga. Devo andare in quel punto lì per fightare, ragazzi. Devo per forza andare. Ok, aspettate, non posso sparargli, raga. Non posso per niente sparargli. Niente, bro. Non posso spararti. Bro, bro, non spararmi, per favore. No, dai, dai, mi ha ricecchinato, non ci credo. Fermi, fermi. No, 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 no. No, 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 no. Fermo, fermo, bro. Fermo, fermo. Ma dai, non potevo costruire. No, 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 ragazzi. Io vi giuro che non potevo costruire, raga. Non potevo costruire, siamo arrivati noni per questo scarsone, raga. Giuro, non potevo costruire, ragazzi. Dove ci sono i trattori? Non vi fa costruire, ma che schifezza è? No, no, che questa qui è stata sfiga, raga. Questa qui è stata veramente sfiga, perché mi sono messo dove c'era il trattore e non sono riuscito a costruire, raga. Non sono riuscito a costruire tutta, e dico, tutta colpa di quei trattori maledetti, raga. Spero che le macchine che aggiungono non siano così, perché mi hanno fatto morire di nuovo. Quindi, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Challenge, non siamo riusciti a completare, raga. Non siamo riusciti a vincere la partita, purtroppo. Quindi, raga, niente, ragazzi, abbiamo perso la partita. Rip. Però, ragazzi, non preoccupatevi, perché utilizzando il codice Zen vi farò sicuramente un botto di altre win. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, se vi lasciate un bel like. Codice Zerbi nello shop. Iscrivetevi a questo canale, ma soprattutto iscrivetevi al secondo canale, link in descrizione. Seguitemi sia su Instagram sia su TikTok, sempre link in descrizione. Intra che su il codice Zerbi nello shop. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi, ciao ciao.